Oggi bella caduta è stata, eh. Pam. Non fischiava mai niente, quello problema, non fischiava mai niente. È lottato, ha fatto gol, avete vinto la squadra, quindi domenica. Non è ancora cominciare dopo tutto l'anno, c'è stata la ciliegina sulla torta di un anno, secondo me fantastico, perché partire a meno 10 con tutti questi ragazzi giovani con... non era facile, invece ci siamo messi tutti sul pezzo e abbiamo raggiunto già prima una salvezza bellissima, poi ci abbiamo provato anche per i playoff, però è andata, ma fatto sta che abbiamo fatto un grandissimo anno. Che stagione è stata? Tu sei arrivato, insomma, colpami quello che avevo più di esperienza da trainare il gruppo nei momenti decisivi. Sì, sono arrivato un po' in sordina perché in estate non si sapeva se facevo parte del gruppo o no, però quando mi hanno detto di sì, mi sono messo sul pezzo, ho cercato di trainare i più giovani insieme, vabbè, a Regonesi, Belotti, così, che hanno più esperienza di me, mi hanno carattere un po' anche... non è che posso... non gli do tanto esempio, no, però dai. Lo cambia. Quello sì, perché secondo me se avessi magari giocato con continuità senza quei due mesi tra caviglia e rinnovo del contratto, secondo me si poteva arrivare, però sono contento del mio anno, sta pianti a darsi, però penso di aver fatto sempre bene, di aver dato tutto per me. Sarai uno di quelli che mira anche ci mancano, perché avrò la mia voglia è adesso di... staccare un attimo la spina, perché è stato un anno pesante. Mi senti di poterti confrontare con realtà, essere maturato? Insomma. Non lo so, vediamo cosa arriva, poi con la società parleremo. Io qui sto bene, col gruppo sto benissimo. Per me quest'anno è stato un gruppo che ci ha fatto fare tutti i risultati. Quanto c'è? Anche io ti ho fatto bene. Sentiamente male, all'inizio... sembravano un po', vabbè, la macerba, però alla fine sono venuti fuori e ci è andata una grossa mano. Effettivamente bravo, sono contento per loro, che almeno potranno anche ambire a qualcosa di più. Quanto è stato importante anche il lavoro con Pala per la tua crescita, insomma, perché uno è altrettanto forte di carattere, insomma. No, non è stato facile perché avevano due caratteri molto, molto forti, non ci facciamo mettere sotto così, però vabbè, quando andavo in campo devo sempre meglio. Però vedevo che lui, anche se magari ci beccavamo ogni tanto, mi metteva sempre dentro, mi faceva giocare, quindi non posso lamentarmi. Il momento più bello tuo personale? Il momento più bello è stato oltre a oggi, cioè, il risultato è stato quasi liberazione. Sì, anche col Como. Il ritorno è stato un po' così. No, però ho sempre cercato di dare una mano. Magari non facevo gol, però aiutavo. Ah, della squadra. Nella squadra è stato il ritorno. Il ritorno mi ha fatto. Questa è la risultanza che facciamo sempre io e Belotti, che prima della partita c'è sempre il rito che ascoltiamo una canzone di lui, quindi è una cosa simpatica che facciamo sempre. Lui è già pronto per anche la sera? Secondo me sì, ha delle qualità importanti, ha forza, velocità, tecnica, anche a doti balistiche, anche in area, per me può ambire anche alla Serie A. Dopo magari, non so, certo, però secondo me potrebbe una società di A prenderlo e magari dopo girarlo per fare esperienza, però secondo me potrebbe diventare un gran giocatore, secondo me. Se si tiene così concentrato sul pezzo. Siamo trovati bene. Sì, sono stato bravo. Io l'ho capito un po' tardi, però... Sì, mi ricordo che ho fatto 200 tonni in partita. Mi fatto un sacco di gol. No, fatti 20, ma... E poco, ma... Stavo riprendendo, ricordate.